Credo che la strada sia quella di mettersi attorno a un tavolo, soprattutto con i leader della maggioranza, ma anche con il leader dell'opposizione, e cercare in un momento così difficile per il Paese una candidatura unitaria, riconoscendo che i numeri sono quelli che sono, che il centrodestra ha certamente una forza numerica importante, anche se non sufficiente. Mettiamoci attorno a un tavolo e cerchiamo una candidatura condivisa di una figura autorevole della nostra democrazia, di un, noi diciamo, convinto europeista. È evidente, il problema non è fare la guerra a Berlusconi, è evidente che se questa è la strada, che peraltro è la strada che ha scelto anche Salvini, che adesso Cattaneo ribadiva, è quella di trovare una candidatura in cui tutti si sentano rappresentati, Berlusconi in questi anni è stato un leader di partito e una figura molto divisiva, quindi per questo noi diciamo no, non può essere un'ipotesi che resta su un tavolo in cui si cerca di fare una scelta come maggioranza, sapendo che fare una scelta come maggioranza è importante anche per le cose che diceva Cattaneo. Io sono convinto che questo governo debba continuare ad andare avanti perché il Paese ha ancora bisogno di una fase di gestione del PNR. Aggiungo, bisogna trattare le regole europee per non ritrovarci di fronte a un nuovo patto di stabilità che strozza il paese, quindi dobbiamo andarci con un governo forte, col massimo di credibilità, io penso con Draghi, Presidente del Consiglio, ma anche con una maggioranza che non si può liquefare nel momento in cui si elegge il Presidente della Repubblica, nel momento in cui tutti abbiamo detto che vogliamo un Presidente della Repubblica che sia espressione non di una maggioranza di centrodestra o di centrosinistra, ma di una ricerca che coinvolga tutto il Parlamento e tutta la maggioranza.